Cioè, ragazzi, oggi si muore veramente di caldo. Però faccio questo video perché c'è il neorealismo, ragazzi. Oggi è la puntata del neorealismo, quindi sì, devo per forza farlo. Oggi mi metto questi occhiali, sono molto esotico, però ci tengo a farlo questa puntata perché è comunque il primo video dove si parlerà poi del cinema italiano, dato che il neorealismo è la nascita cinematografica di un paese, ma non solo, proprio una nascita generale di un paese che fino in questo momento, raga, parliamoci chiaro, non ha fatto nulla, ma perché era vincolata da situazioni sociali, politiche, la situazione del fascismo, assolutamente, quindi cioè, non è che ci puoi fare tanto, però insomma, guardate, allora, da dove iniziare? Sostanzialmente riprendiamo dall'ottica fascista, che era fatto proprio per fare film propagandistici e quindi c'erano delle regole da seguire. Dopo il fascismo, dopo la seconda guerra mondiale, l'Italia a pezzi, non c'ha più un euro, è distrutta psicologicamente e vuole sostanzialmente ripartire. Questa voglia di ripartire la trova principalmente nel neorealismo, ma in generale, proprio nella vita, non solo nel cinema. Cioè loro ripartono proprio da questa mentalità. Ossia, una mentalità che toglie tutte le maschere che ormai si sono accorti, tutte queste regole che si sono dovute fare, anche cinematografiche, la finzione, queste cose qua, per mostrare in maniera cruda tutto, prendere attori dalla strada, mostrare così in maniera diretta le cose che succedono senza finzione, senza mascherare qualcosa. Che non c'è bisogno più di andare contro il documentario. Ognuno lo fa in una determinata maniera, ognuno lo fa per i propri scopi, assolutamente, però sostanzialmente è mostrare la realtà per quella che è, mostrando tutti i difetti, accentuandoli anche in alcuni casi, per ripartire, trovare questi punti deboli, cercare di ripartire da questi. L'Italia effettivamente è un paese molto emotivo perché è molto sensibile a quello che succede, perché è successo di cotte e di crude nella sua storia, no? Nel bene e nel male. Quindi è dare una figurazione genuina e non manipolata al dispositivo meccanico. Non è una questione, cioè il cinema non è visto per potenziare la realtà, ma serve per mostrarla proprio. È una mentalità che fino a questo momento nessuno aveva mai avuto nei confronti del cinema, perché era visto qualcosa per potenziare la realtà, mentre gli italiani capiscono, vedono il cinema come qualcosa che ha mascherato fino adesso la realtà, serve per proprio mostrarla, per far capire, senza regole, senza vincoli. È tutto improvvisato, tutto mostrato per quello che è, quindi la gente parla in dialetto, c'è cioè proprio realtà pura, come sto facendo io non ho un copione sotto per quello che dico sostanzialmente, le dico per le cose che so, per come le sento, cioè è ovvio che se volevo prepararla bene questo video me lo preparavo molto meglio di così, me lo montavo, invece io parlo così a cazzo, magari sbaglio anche quello che dico, cioè il concetto è mostrare proprio qualsiasi cosa, anche i tempi morti, non c'è più il taglio dei tempi morti, ma si mostrano. Questa cosa verrà fatta con Rossellini, che adesso ci arriviamo, ok? Quindi gli elementi principali del fascismo, comunque, alcuni comunque sfruttano questa cosa per dare un messaggio morale, ma sostanzialmente è mostrare la realtà per quella che è, e quindi non c'è una costruzione fatta apposta tutta per una morale. La morale viene spontanea. Ok? Quindi gli elementi del neorealismo sono film antifascisti, ovviamente, perché è l'Italia democratica e quindi giustamente
comunque i difetti partono da un concetto fascista, bisogna andare più verso sinistra, e infatti nei decenni successivi l'Italia raggiunge l'apice della sinistra storica, no? Poi cos'è che c'è? Gli ambienti sono reali, non si fa più in studi, proprio la realtà quotidiana, la gente parla in dialetto, questo è molto 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 importante, dialetto puro, cioè parla proprio con tranquillità, le sceneggiature non sono strutturate, non c'è una struttura, al massimo un blocco appunti o due concezioni di fondo, cioè è tutta improvvisazione. Va bene, allora, sostanzialmente sono quattro i pilastri, i pionieri, le figure fondamentali del neorealismo, e sono Roberto Rossellini, Cesare Zavattini, De Sica e Luchino Visconti. Allora, partiamo da Rossellini, perché col suo Roma città aperta inizia proprio l'epoca neorealista. Rossellini inizia, come già tanti attori, registi, figure del cinema neorealiste, nell'epoca fascista. Inizia con una trilogia bellica, per poi passare proprio a un concetto neorealista. Lui è il primo a mostrare questa filosofia nel cinema. La macchina si limita a uno strumento di pura registrazione del reale. Bisogna individuare i problemi dell'uomo e della società. La società, la realtà è così autentica che è inutile poi andare a vedere un documentario, perché bastano queste storie narrative che comunque mostrano una sorta di documentario, perché sono strutturate proprio per essere documentario, quindi sono fatti reali, reali, ingiustizie in continuazione. Basta pensare, ragazzi, al film più iconico del neorealismo, che è Ladri di biciclette. È una storia normalissima, ma dove lo spettatore si ritrova immediatamente, perché è una società così vera e così cruda che è ovvio che noi riflettiamo, siamo pessimisti, pensiamo a queste cose. Noi non possiamo interferire, dobbiamo subire queste conseguenze in questo momento, ma cercare poi nella realtà di modificarle. Questo è il messaggio principale del nostro amico Rossellini. Vedere i fatti come uno stimolo, sostanzialmente. Non è che bisogna limitarsi poi a... Non bisogna limitarsi a subire, ma è una cosa che comunque ti viene spontanea dopo aver visto questi film. Non è che rimani... impassibile, comunque c'è un'ondata, una voglia poi di reagire nella realtà. Rossellini usa il cinema in questa maniera e secondo me è geniale, ragazzi, perché è potente, è efficace e nessuno ci aveva mai pensato, in effetti. Cioè, il cinema era visto solo come qualcosa di positivo, studiando la realtà? No, usiamo il cinema per proprio mostrare la realtà e capire come migliorarla proprio da questi stimoli. Per me è una cosa assolutamente geniale. Sostanzialmente è questo Rossellini, i suoi film principali. Allora, poi lui proprio è in contrasto con la concezione hollywoodiana, quindi appunto, che è proprio il contrario, no? È proprio una finzione totale. E quindi fa anche questa trilogia con la Ingrid Bergman, una delle donne più belle di sempre, che era in quegli anni simbolo, la svedese era proprio simbolo del divismo hollywoodiano, e fa questa trilogia dove viene proprio smantellata, cioè lei viene proprio comportata come un essere umano normale, vittima di ingiustizie in continuazione, e secondo me questa trilogia è veramente affascinante, perché vedi proprio l'altro lato, il lato smascherato, e niente, forse, infatti poi si sposano, mi sembra. Sì che si sposano, perché poi fanno una figlia, ragazzi, tanta roba. Vabbè, allora, comunque questa è la storiella di Rossellini. Vedetevi Roma città aperta, paesaggio, Germania anno zero, che secondo me è uno dei titoli più affascinanti che abbia mai
sentito, geniale. Vabbè, credo possiate intuire, dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è proprio una rinascita dell'umanità, è proprio un messaggio del neorealismo. Ripartire dall'anno zero. Ok, passiamo a Zavattini e De Sica. Zavattini, cioè, sono visti insieme perché Zavattini è lo sceneggiatore dei film di De Sica. De Sica era un attore famosissimo nell'epoca fascista ed era vista proprio comunque una concezione divina, divistica. Poi vabbè, andate a capire, cambiano completamente le figure, le persone, loro sono obbligati a fare questi film, magari non sono neanche, però passa da una figura di estrema destra a una figura di estrema sinistra, quindi insomma, qui non c'è un mostrare la realtà e a caso, è mostrare la realtà carica di significati sociali e politici. Quindi, appunto, Ladri di biciclette è tutto costruito per poi dare un messaggio. Cioè, è già più strutturato, secondo me. Secondo me Rossellini è più d'impatto perché proprio mostrando la realtà ti fa percepire in automatico. E questa, secondo me, è una cosa geniale. Però, comunque, ci sta vedere la realtà, vedere il cinema anche in questa maniera. Quindi, in maniera più, un pelo più manipolata, magari. Però diciamo che si occupa meno delle questioni morali e più attento alla questione sociale e al dato sociale. E quindi costruisce anche delle tecniche, delle strategie di sceneggiatura. La più famosa è la tecnica del pedinamento, quindi c'è proprio il personaggio che è al centro, dove ci identifichiamo subito, che è vittima di tutto. Basta pensare a Umberto D, che è uno dei film più pessimisti e più tristi che abbia mai visto, perché è veramente triste, dove c'è questo vecchio e insomma è vittima di tutte le ingiustizie sociali. Ken Loach usa la tecnica del pedinamento a go-go, un altro, cioè, capito? E quindi è utile proprio per identificarsi e proprio entrare, subire, subire, subire. Un altro che lo usa molto è Lars von Trier, ragazzi. Basta pensare al Dancer in the Dark, quella trilogia lì con Le Onde del Destino. Le Onde del Destino è un film di tecnica di pedinamento assoluto. Proprio il personaggio viene preso ed è vittima di tutte le ingiustizie e noi ci identifichiamo in lui. In parte, poi Lars von Trier è ancora più genio perché gioca su questa cosa per mostrare altre cose. Però vabbè, comunque questi sono i messaggi di De Sica sostanzialmente. Loro hanno più o meno idee uguali e Zavattini per me è veramente un genio in queste cose perché riesce a strutturare proprio un'ondata neorealista nelle sue opere. Quindi comunque sono, però non prendetela come una manipolazione totale, perché sennò non sarebbe neorealismo. Infatti comunque sono sempre insegnati dal caso, l'ingiustizia, non puoi farci nulla, comunque c'è un pessimismo di fondo, con dei bricioli di speranza proprio per ripartire. Però questo pessimismo serve per denunciare una realtà che in parte possiamo cambiare e in parte no, perché il caso non lo possiamo cambiare effettivamente. Quindi lui rimane con un po' di pessimismo, però c'è anche un pessimismo che possiamo migliorare. Cioè, se quel caso esiste è perché comunque noi ci comportiamo male, tra virgolette. Passiamo invece all'ultima figura del neorealismo che è Visconti, e lui invece non è che guarda, è proprio diverso dagli altri due perché vede proprio come uno spettacolo. Il suo cinema si chiama antropomorfico perché è legato proprio al lavoro degli attori, innanzitutto. Se prima loro prendevano a tor di strada, Visconti invece fa proprio un lavoro di attori. I suoi film sono corali, tutti gli attori vengono proprio distrutti. Però è molto, molto lavorato, questo sì. Ossessione è uno dei suoi film più famosi ed è un film che anticipa addirittura il neorealismo in alcune tematiche, in alcuni metodi. Ci sono quattro film principalmente che anticipano il neorealismo e sono Ossessione di Visconti, Quattro passi per le nuvole di Blasetti, I bambini ci guardano di De Sica e Fare nella nebbia di Franciolini, mi sa. Sì. Ok, quindi si costruiscono questi uomini nuovi completamente distrutti. Se prima c'era un divismo nel fascismo, adesso è proprio una distruzione dell'uomo. Bisogna rifondarlo. I suoi film sono come delle registrazioni di uno spettacolo, però a livello negativo, cioè nel senso, la realtà è stata costruita come uno spettacolo, è proprio una denuncia al cinema in sé. Quindi lui va molto più diretto da questo punto di vista, è meno neorealista, però comunque lo mostra.
E quindi c'è proprio una crisi sociale, quindi mostra le stesse tematiche, però giocando più su una critica diretta, quasi satirica, mi verrebbe da dire. Per me Visconti in alcune cose è unico nel suo genere, è molto originale in queste cose, magari si distacca un pochino dall'etica neorealista, però comunque viene usato come pilastro del neorealismo perché uno lo anticipa, secondo usa comunque tematiche centrali e comunque per lo stesso scopo, e lo fa con una realtà alla fine, una realtà un pochino manipolata, ma non a livello cinematografico, ma a livello mentale. Alla fine costa poco è, ma è l'idea quella che conta, e l'Italia l'ha capito, il concetto di comunità, di ripartire insieme, quindi sono tutti aspetti della sinistra italiana che comunque vengono accentuati dopo la fine della guerra per creare il neorealismo. Quindi è proprio una conseguenza, ma una conseguenza positiva, perché anche se magari cioè, la gente è di destra, ma comunque è d'accordo con questo ripensiero di ripartenza. Perché era necessario in quegli anni per ripartire. Io sono molto da escalation, cioè nel senso non puoi essere o solo di destra o solo di sinistra. Ci sono dei momenti in cui devi essere di destra e dei momenti in cui devi essere di sinistra. Io sono, tra virgolette, di questa idea. Poi non dirò mai la mia posizione politica, però comunque io sono di questo pensiero, perché siamo destinati a essere entrambi. E quindi, tra virgolette, si ritorna al romanzo popolare. Poi ci sono migliaia di altri artisti, Rizzani, De Santis, Monicelli, Germi, Zampa, che seguono le orme di questi proprio per creare una dimensione neorealista. Fine, ragazzi, non c'è nient'altro da dire, sinceramente, e il neorealismo poi sarà, la mentalità del neorealismo poi farà partire altri movimenti artistici e cinematografici, come per esempio la Nouvelle Vague, di cui parleremo prossimamente. Va bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io vado a farmi una doccia bella fredda perché sto morendo dal caldo. Buona giornata.